Lo spunto per avvicinarsi al testo manzoniano è venuto da una sceneggiatura di Pierpaolo Pasolini, mai realizzata. Pasolini fa raccontare la vicenda da Renzo ai propri figli. La famiglia Tramaglino fa da coro al racconto. Un racconto orale che abbiamo trovato assai congeniale al nostro modo di fare teatro, legato alla narrazione e alla memoria. La riscrittura del testo e le soluzioni registiche sono perciò andate nel solco della riscoperta del teatro popolare, un teatro che cerca le proprie ragioni nell'immediatezza del rapporto con il pubblico. 5 attori, in scena dall'inizio alla fine dello spettacolo, sono gli officiatori di un rito che serve a tramandare la testimonianza delle vicende vissute dai due operai tessili lecchesi all'inizio del XVII secolo, ma che trascendono attraverso il racconto, il tempo e lo spazio. La coralità del racconto fa sì che dal tessuto drammaturgico emerga la voce del popolo dolente, furente, impaurito, quel popolo che deve superare, come flagelli biblici, le prove della carestia, della guerra e della peste, e da cui esce un prepotente anelito di giustizia. Due sono le strade per affrontare tali prove: quella della rivendicazione sociale, sperimentata da Renzo, e quella della devozione, che porterà Lucia al miracolo. Entrambe sono simboleggiate dal pane, cibo del corpo e dell'anima. Questo è il pane che quel famoso frate Cristoforo da Pescarenico consegnò a quella giovane coppia di sposi di cui avrete sentito parlare, lasciato ai figli e ai figli dei figli dei figli dei figli. Oggi è arrivato fino a noi e tocca a noi oggi raccontare questa storia. Don Abbondio! Don Abbondio non era nato con un cuor di leone, un vaso di cose tra vasi di ferro. Un animale senza artiglia, senza ciarle. Il suo sistema è scansar tutti i contrasti. E cedere, se non si possono scansare. Tra i due contendenti, stava sempre col più forte. E al più debole pareva che dicesse. Perché? Grazie. Non avete saputo essere voi il più forte, e allora sarei stato dalla vostra parte. L'altro giorno, all'uscita della filata, ero da sola. Sono arrivata. Siccome sono ricchi e potenti, pensano di fare tutto quello che vogliono con le ragazze che lavorano. Non ti vuole, non ti vuole. Scommettiamo. Entro San Martino. Dalle acque ed elevati al cielo, cime inuguali note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari. Addio. Torrenti, dei quali distingui lo scroscio come il suono delle voci domestiche. Addio. Che ne sarà della casa? Che ne sarà della vigna? Quella lì è la finestra della mia stanza. Di notte scappiamo, come ladri. Oh. Andiamo ai forni! No. I fornai ce l'hanno il pane! È vero! Andiamo ai forni! Andiamo ai forni! Andiamo ai forni!
I forni sono saccheggiati. Lucia è al sicuro. La signora l'ha presa sotto la sua protezione. La signora è una monaca, ma non è una monaca come tutte le altre. Non è che sia la badessa o la priora, ma i suoi del tempo antico erano gente grande venuta di Spagna. Dove sono quelli che comandano? È per questo che la chiamano la signora. È sempre gentile con Lucia, però si comporta in modo strano. Le fa mille domande, le chiede di lei, di Renzo, di quel signore che li ha costretti a fuggire. A noi monache ci piace di sentir raccontare le storie. E questo da Rodrigo è davvero così odioso. Un mostro da far tanta paura. A noi monache ci piace di sentir raccontare le storie. Ci piace. Avanti! Fatelo dire da lei! Lo sa dire benissimo da sola! Su, Gertrude! Avanti! Mi fa monaca di mio genio. E fu monaca per sempre. In un convento! Ma si può fare? E se poi c'è di mezzo quel fra Cristoforo? Io lo faccio volentieri. Che silenzio! Che notte! Invecchiare. Morire. E poi? Ma chi è che grida? Chi è che invoca Dio? Uccidetelo! Ammazzatelo, Dio! Dio, sempre Dio, invoca! E se esiste un'altra vita? Che fo io? Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Perdona tante cose per un'opera di misericordia. Tante cose. Dio perdona. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Un'opera di misericordia. Perdona tante cose. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. I arriva, i prete, i cade passate che proprio di che. Ho sentito chi mazzanga i prete. Vieni a se te cura mio in te giaba. Passano i cavalli di Hanfa, passano i fanti di Brandeburgo, e poi i cavalli di Montecuccoli, e poi quelli di Ferrara. Passa il Tringer, passa Fürstenberg, passa Coloredo, passano i croati, passano altri, e altri, e altri. Vi sposo io. La peste? La peste, sì, la peste. Lo sterminio, il contagio, ma qualcuno l'avrà pur scampato. La peste, la sterminata.
Ah, è stato un gran flagello questa peste, ma è anche stata una scopa, appunto. Ha spazzato via certi soggetti che, figliuoli miei, non ce ne liberavamo più, se no. Pure li ha risparmiati. Anche quel don... Don Rodrigo! Non lo vedremo andare più in giro con quegli sgherri dietro, con quell'aria che pareva che esistesse tutto il mondo per sua deviazione. Intanto lui non c'è più. E noi ci siamo. Quella che abbiamo raccontato è la storia che da generazioni la nostra famiglia racconta. E siccome a noi par bella, pensiamo non debba essere dimenticata né rimanersi sconosciuta. Se la storia non vi è dispiaciuta, vogliatele bene a chi l'ha scritta e anche un poco a chi l'ha raccomodata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta.